oggi parliamo di Monimoto, un dispositivo antifurto per moto, scooter, bici e perché no per auto. È un dispositivo molto molto smart, ora vi mostro che cosa c'è all'interno della confezione e come funziona. In Italia Monimoto è distribuito da Alpha Distribution. Ora vediamo che cosa c'è all'interno della confezione. La chiave e il dispositivo. Questi due devono stare sempre vicini. Idealmente la chiave sta nella giacca da moto, questo viene nascosto all'interno della moto perché viene fissata con due fascette, viene nascosta appunto, e al suo interno ha un accelerometro, una batteria che dura per più di un anno e una SIM card. Tutto questo per far sì che quando i due dispositivi non sono vicini ci arrivi un allarme che ci segnala che la nostra moto è in movimento e potenzialmente in pericolo. Ma come funziona l'allarme e dove ci arrivano le notifiche? Sul nostro cellulare, tramite l'applicazione Monimoto, che troviamo sia sui dispositivi Android sia sull'Apple Store. Una delle prime cose che dobbiamo fare per installare il nostro Monimoto è proprio staccare la parte di plastica vicino alla batteria per accenderlo e anche per verificare che la SIM sia inserita, come in questo caso. Ora facciamo l'abbinamento tra applicazione e dispositivo Monimoto. Dispositivo abbinato con successo e ci dice l'applicazione Monimoto attivo e funzionante, ora puoi nasconderlo nel tuo veicolo. E qui vedo anche il dispositivo, quindi la posizione, la chiave e la batteria, quanto mi resta di batteria, in questo caso 100%. Ora fissiamo Monimoto alla moto nascondendolo per bene. Dispositivo Monimoto montato e fissato, ben nascosto nella mia 90. Ora chiederò l'aiuto a Chiara, mia sorella, per verificare che funzioni tutto correttamente e anche testarlo, quindi vedere e farmi, tra virgolette, rubare la moto. Monimoto è distribuito in Italia da Alpha Distribution. Spero vi sia piaciuto il video, spero di avervi raccontato qualcosa che non conoscevate prima. Trovate tutte le info e anche i siti web dove poterlo acquistare qui sotto nella descrizione. Ciao!